C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera e bentornati al mercato dei libri di Risolto Giallo. Io sono Alessia Sorgato e oggi ho la bancarella. Oggi siamo circondati. Io sono sempre Nicola Mazzavillani, comunque sempre qui con Alessia Sorgato, Risolto Giallo, ma questa sera abbiamo, come sempre, d'altronde, un ospite nuovo. Molto poliedrico, molto sfaccettato e soprattutto molto prolifico. Vedete che cosa c'è sul nostro tavolo? Oggi c'è Gino Marchitelli. Benvenuto, benvenuto. Buonasera, Gino. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori e teleascoltatori, ma facciamo anche questo. Questi aspettano. È tanto che aspettavano di incontrare il nostro Gino. Io non so quanto durerà questa disposizione dei libri che Mazzavillani ha preteso e che quando No, perché cadrà ce n'erano tanti e farà un così frastuono tremendo. sicuramente cadranno e quando cade uno cadranno tutti poi, Ma perché guarda che bello! ecco, Ecco, l'hai è detto. caduto il primo. Adesso guardatevi bene questa immagine strepitosa, non era ancora successo, non capiterà mai più. Nessun autore ad oggi è mai stato così fecondo. Marchitelli, ma tu dormi? Anche, Negli bello. spazi di tempo. Va bene, allora, raccontaci quello che vuoi a questo punto. Eccala. Allora, il viaggio col morto lo lasciamo perché è morto, quindi è caduto, è morto. No, beh, quello che si può dire, eccetera, è che, come vedete voi con questa esposizione, io più la guardo, più mi stupisco, nel senso che non avrei mai immaginato 11-12 anni fa di arrivare a una produzione di questo tipo e tra l'altro con un piacevole riscontro da parte dei lettori, lettrici e girare, girare, girare ogni anno sempre di più. Quindi sono molto contento e ancora stupito nonostante i 12 anni Quanti passati. sono? Sono 18 le opere totali. Tra cui ho visto che ci sono anche delle ristampe. Sì, beh, quasi tutti sono andati in ristampa. Sono andate in ristampa. Come nasce il tuo rapporto? Ed è d'obbligo Eh questa sì, domanda, vabbè, la a lui prima domanda. Come assolutamente. nasce il tuo rapporto con la scrittura? Ma il mio rapporto con la scrittura nasce proprio attraverso una casualità. Cioè, io ho lavorato per quasi 10 anni, diciamo 9 anni, sulle piattaforme petrolifere in mare per la ricerca del petrolio. Eccolo qua. E chiaramente sono finito su questi impianti tra l'80 e l'89, in tempi in cui le condizioni sociali e lavorative, no, economiche italiane erano ancora accettabili, scoprendo che sugli impianti petroliferi i ragazzi venivano assunti col contratto precario. Cioè quella che oggi è la normalità, all'epoca era l'illegalità. E quindi quando io arrivo da cappellone su queste piattaforme comincerò a parlare, a brigare, fare fino a costruire dei grandi periodi di rivendicazione per eliminare il contratto precario che verrà eliminato dall'Italia, grazie a quei ragazzi persi sulle piattaforme, senza cellulari, senza computer, senza niente, eccetera. E lì conosco un personaggio importante che si chiama Vittorio Agnoletto, che è stato il presidente del Social Forum a Genova quando è successo il casino del 2001, che scrive il libro che smaschererà le torture di Bolzaneto e della scuola Diaz. Siamo molto amici e lui dopo quella roba lì scrive il libro che smaschererà la questione e mentre lo accompagno in giro a presentare il suo libro mi dice: quando è che scrivi il libro delle storie dei giovani capelloni sulle piattaforme petrolifere? E io lo mando a stendere perché dico: ma io non so scrivere, cioè so fare comunicati sindacali, manifesti sindacali, dossier politici, ma scrivere no. Lui insiste, io mi rifiuto, poi lui insiste, 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 finché io scrivo ed esce Morte nel trullo, che sarà il primo lavoro ed è, non c'entra niente con le piattaforme perché è un noir su un killer di pedofili. E da lì comincia una storia che non mi sarei mai aspettato. Diciamo che sono sempre stato un grandissimo lettore, fin da ragazzo.
questo. Di ogni genere? No, di... soprattutto i classici, quindi vabbè, prima le solite cose tagliavene, non so se sei presente, no? Le ultime lettere di Jacopo Ortis, i dolori del giovane Werther di Goethe, quindi robe belle toste. Il Gabbiano di Chekhov. Robe belle toste, 14-15 anni, quindi cominciavo a formarmi. E poi i classici francesi, quindi questi bohemiens che arrivano a Parigi, che vogliono fare successo, invece vivono senza riscaldamento, non hanno da mangiare. Questa vivono gente che... di oppio e, di, oppio, e sì, di assenzio. E di sì, e anche di amanti per poter stare in piedi. Quindi Flaubert, Zola, Maupassant, eccetera, eccetera. E quindi grande lettore, però scrivere non mi ero mai cimentato, se non nella classica cosa dei poeti adolescenti, quando sei innamorato, disperato, scrivi mia cara perché non mi guardi, vorrei guardarti negli occhi, quelle robe lì. Un po' quasi Bukowski. quasi, vabbè, Bukowski, io arrivo dopo, vabbè, dopo. Bukowski. E quindi così, e, quindi grande lettore, e poi con quel libro lì che ha cominciato subito a girare, ho scoperto di... potermi liberare da molti pesi che avevo dentro. Per esempio, quel libro, lo diciamo per chi ci segue, Morte nel Trullo è il libro nel quale io ho fatto fuori tutti quelli che non mi pagavano le fatture. Cioè, potresti per favore farti un capitolo a parte, valutare un sequel. E quindi lì mi sono un po' liberato da un problema molto grosso di lavoro che mi ha creato un sacco di problemi, e nello scrivere mi sono inventato, insomma, questo killer. È stata un po' forse una valvola di sfogo anche? Sì, ma questo lo capisci dopo. Momento, no, dici, ma quel maledetto lì, gli tagliamo la gola. Tanto in galera non ci vai col libro, no? Almeno, aspetta, siamo sotto censura, non so come andiamo a finire. No, però è vero, cioè, c'era capitato anche nelle precedenti puntate ospiti che dicevano che col libro, scrivendo libri, omicidi, intrighi, era l'opportunità per togliersi qualche sassolino, ovviamente senza dichiararlo chiaramente, però era un'opportunità per... Quindi l'effetto taumaturgico della scrittura, ma so che anche molti psicoterapeuti lo consigliano. Beh, non c'è anche la procedura di scrivere un diario ogni giorno, magari. Ma anche di darsi alla narrativa. Beh, poi c'è un noto magistrato, poi diventato scrittore, che ha confessato di aver iniziato proprio così, perché lo psicoterapeuta neanche, anzi lo psicanalista. Detto questo, allora il Trullo è qua, giusto? Il Trullo è qua. Però poi mi sembra che lo stile... questo viene dopo. Numero due, Quimera. Chimera, sì. Chimera. Pardon. È perché è scritto in spagnolo, scusate. Io l'ho letto in italiano. Vabbè, ma che problema c'è? Stessi personaggi, hai un filo conduttore. Lì è con Morte nel Trullo è iniziata la serialità del commissario Lorenzi di Lambrate, che nasce sull'onda del fatto che io sono nato, vissuto a Lambrate, quindi ho tutti i miei ricordi. E quando appunto inizio con quel libro, inizio ad ammazzare un po' di gente, dal punto di vista letterario, Agnoletto a un certo punto mi dice: vabbè, sei un maledetto, le piattaforme non ne parli, il libro mi piace, però tu non puoi uccidere gente, nessuno indaga. E io ho detto, oh, ci vuole uno che indaga. E quindi, ricordandomi di questo commissariato in via Clericetti a Lambrate, di fronte a oggi c'è la scuola Steiner, la steineriana, era l'unico commissariato che è stato in una villa Liberty. Per cui con le torrette, i mattoncini, cioè una villa, ed era un commissariato dove più o meno la mia generazione, quella precedente, è passata di lì così per per il passaporto. È un passant, conoscendo, eccetera. E quindi ho detto, vabbè, allora ambienterò, troverò un commissario che sta in quel commissariato in via Clericetti, oggi non più, stanno in piazzale Udine, però per me il libro andava bene lì, e farò un bel commissario onesto e democratico. Quindi comincio a scrivere, onesto, funziona, democratico, non mi viene, no? Non lo so per quale motivo, comunque non mi viene. E allora penso a quelle cose che ci accadono a noi tutti nella vita, cioè quei momenti, una volta gli incroci, ma fuori oggi sono rotonde, no? Diciamo, arriviamo in quelle rotonde dove, a seconda della strada che prendi, di quello che ti capita, un incontro, un amore, una malattia, un lavoro, cioè la tua vita può cambiare completamente. E quindi decido che per rendere democratico il commissario si deve innamorare. Perché le donne hanno un buon potere
come si dice, di risoluzione dei problemi maschili, no? Che almeno secondo me molti maschi sono sempre infantili, la donna può aiutare, però gli faccio conoscere una giornalista di Radio Popolare, esperta di cronaca nera, progressista, femminista, con una storia alle spalle molto difficile, schierata politicamente, e da questo amore cominciano a indagare insieme e pian piano lui annusa la democrazia, la libertà attraverso questa donna che in realtà è una coprotagonista. E li ritroviamo per 6 indagini. Ne abbiamo qualcun'altra sul tavolo? Sì, dunque Morte nel Trullo, poi c'è Chimera, poi il pittore, questo però è forte perché è ambientato tutto in Salento, perché li mando in vacanza dopo la seconda indagine, disperati, e arrivano nella bellissima oasi di Torre Guaceto, chi non c'è stato ci vada, perché lì nidificano le tartarughe, è un posto straordinario, loro vanno in spiaggia ma c'è un morto, e quindi ecco, le vacanze, il potere degli scrittori a rovinare la vita agli altri. Comunque no? Segnati Torre Guaceto. Guaceto, sì. Tra l'altro mi sembra che ci sia un punto anche dove c'è vento, vero? Fanno catamarano lì. Sì. Perché quando io cerco per vacanze con Enrico, io ho un compagno che ama i catamarani. Fa un po' tutto il tuo compagno, cioè... tranne legge. Scusa Enrico. No, è un posto straordinario. Il pittore vince tutta una serie di premi, incredibilmente, e da lì mi chiama la Fratelli Frilli di Genova e uscirò con Milano una memoria, che è quello che hai tu davanti lì. Poi Sangue nel Re dei Fossi, che adesso qui non lo vedo, quindi è tra quelli che sono rimasti a casa. E l'ultima indagine per adesso è Il Covo di Lambrate. Questi sono tutti gialli o noir? Noir di denuncia sociale, tutti. Una domanda che adesso sta diventando anche tipo... urgente. No, non urgente, però quasi continua. Marzulliana. Esatto. Che tipo di personaggio è appunto il commissario Lorenzi, giusto? Lorenzi. Sì. Perché nel noir, per le nostre esperienze, abbiamo sempre visto che il protagonista è una figura molto travagliata. Com'è invece con molti scritti nell'armadio, con anche certe dipendenze, com'è invece il commissario Lorenzi? No, il commissario Lorenzi non ha alcune tipologie classiche dei problematici, diciamo così, che sono un po' una catena che trovi nel noir. In realtà quando è comparso col primo libro, con Morte nel Trullo, non è che io avevo le idee precise di cosa e che storia aveva questo commissario, però poi scrivendo mi è venuto in mente che per essere una persona onesta e anche buona per certi versi, tranne la democrazia della quale abbiamo già parlato prima, doveva avere sicuramente una storia difficile alle spalle, ma la difficoltà era un grande amore finito per via di un tumore al seno di sua moglie che muore. No? E quindi lui si ritrova a fare da un lato il poliziotto e c'ha la vita condizionata da tempi che non sono suoi e non sono sue scelte. E poi ha due figli, una che studia a Bologna, e quindi figlia, papà, insomma, vanno un po' meglio, eccetera, e un figlio che studia a Trento, no? E quindi è uno che ha questo tipo di storia, cioè vorrebbe stare coi figli, ma il suo lavoro è incasinato, eccetera, eccetera. Ha pensato che dopo la morte della moglie lui non avrà mai più una storia, e poi incrocia Cristina e tutto cambia. Sono delle badilate in testa tutte e due. E fin qui vi abbiamo raccontato il Gino scrittore. In realtà ci sarebbe ancora da arrivare più o meno ai nostri giorni, quando mi sembra di aver intuito anche dalla copertina che il nostro amico si sia cimentato in un genere un po' diverso rispetto agli inizi. In Viaggio con il Morto è ancora un'indagine o è qualche cosa di più umoristico, leggero, divertente? Allora, intanto è tragicomico, quindi è un libro amaro, però c'ha dei passaggi che fanno anche ridere. Nasce in maniera diversa perché, dato che io comunque, anche nella mia attività quotidiana, attraverso l'associazione culturale, per cui facciamo concorsi, facciamo convegni, siamo sempre attenti a quello che fanno le persone, e io sono molto curioso, mi aveva colpito negli ultimi mesi dell'anno scorso questo aumento di persone anziane che muoiono di morte naturale in casa, e vuoi la crisi economica, vuoi il Covid,
poi il rimbambimento mentale che già c'era ed è in aumento, cercano di far sparire, non denunciare la morte del pensionato per tenersi le pensioni. Siccome negli ultimi mesi ne sono accaduti tanti, allora ho pensato di provare a raccontare questa vicenda, però attraverso un altro aspetto, quella della grande marginazione, e in questo caso è un paesino dell'Interland milanese che si chiama Saint-Julien, no? Lei è un avvocato e può intuire perché si chiama Saint-Julien. E non Saint-Julien. Saint-Julien si chiama Saint-Julien. Dopo me lo spieghi, te che ridi così. C'è un articolo specifico, 570. Esatto. E quindi a Saint-Julien c'è un quartiere sottoproletario dove c'è un sacco di gente che vive alla giornata, dal migrante straniero al migrante degli anni 70, 80, 60, italiano, a gente che lavora vive di espedienti, e in questo quartiere c'è una famiglia borderline, dove il capofamiglia è in carcere a opera per spaccio, la moglie è rimasta a casa col bambino piccolo, una famiglia tutta di disturbati, all'inizio tutta di disturbati. La sorella che ha una figlia e il marito, cioè il marito che l'ha concepito, Gio fuggitivo. Se n'è andato. È uscito a comprare le sigarette. C'è uscito a comprare i sigari, le sigarette, esatto. I cerini, tutto quello che serviva per stare fuori il più a lungo possibile, fino a non tornare mai più. Esatto. E poi nonno Tancredi, originario della Puglia, che era arrivato a un certo punto a casa loro, di queste due ragazze che sono le due figlie, che però è un topo d'appartamento. E quindi lui ha continuato a rubare finché è caduto da un balcone in un condominio davanti alla caserma dei carabinieri, no? E quindi è rimasto paralizzato in sedia a rotelle. Allora, il lavoro qual era? Prendere una situazione borderline di difficoltà economica grave, dove non c'è un confine tra l'illegalità e il pensiero che comunque devo campare, quindi non è illegalità dal loro punto di vista. Sì. Muore il nonno e durante l'estate del 2022 e questi si pongono il problema di come conservare la pensione. Dato che sono curati dai carabinieri, perché quello entrava e usciva di caserma anche il nonno, pensano di farlo sparire e si inventeranno un viaggio fino a un terreno che hanno in Puglia per trovare il modo di farlo sparire. E così ho potuto inventare, costruire una fotografia sull'Italia d'oggi dove una famiglia, in questo caso di disperati, fa un viaggio illegale e nel viaggio incontrerà il meglio e il peggio della società italiana sotto forma di incontri, quindi è un viaggio di formazione o di disinformazione, no, disinformazione più giornalistico, e un viaggio di istruzione come si usava a scuola, quindi fanno questo viaggio e in questo viaggio ci saranno una serie di incontri e in questi incontri io volevo mettere in luce come i loro modelli sociali, quindi sono sottoproletari, poveri, delinquenti, chiamiamoli così, emarginati, e i loro modelli sociali sono perbenisti. Attenzione! Ma questa è una tipica storia della società italiana. E quindi quando loro incontreranno i loro modelli sociali, che forse invece non saranno così simpatici appaganti nei loro confronti, mentre quelli che anche per loro fanno schifo, forse li aiuteranno. Un cambio di prospettiva gli sì. regalerà. Guarda, io penso che chi lo legge dice l'Italia è questa, non perché l'ho scritto io, perché ho fatto la fotografia. La cosa divertente è che il libro finisce è vicino a Ostuni, dove io ambiento diverse volte i miei libri, a Carovigno, il paese, e il 24 novembre esce il libro, il 26 hanno trovato una donna di 87 anni in un frigo nel paese a fianco a Celia Messapica, con tutta una storia del figlio che ha fatto denuncia di scomparsa. Eccolo. Adesso, qua, Gino Marchitelli ha risolto giallo, ma prestato da chi l'ha visto. Prestato. vedo che oltre a gialli e noir ci sono però anche dei romanzi che parlano di fatti storici come per esempio vediamo qua Campi fascisti, il barbiere Zoppo, Milano tra utopia e rivoluzione. Parlaci di questi. È una storia di tutti. Fallo pure. Quello cade sicuramente. Sì, sicuro. È troppo magro quello. Lui è magro. Pur essendo di grande contenuto, è molto ha magro. Ha uno spessore culturale. No, cade.
Parlacene un po'. Ma quello fa parte, questi lavori qui fanno parte un po' della derivazione della mia storia personale, no? Mm-hmm. E del fatto che è molto importante non perdere la memoria, mm-hmm, in tempi come questi, dove dimenticare quello che è accaduto può voler dire ripercorrere, correre il rischio di ripercorrere le stesse strade, mm-hmm, no? E quindi nel mio piccolo faccio questo. E Barbiere Zoppo trae spunto da una storia delle Marche, mm-hmm, dove ha combattuto un gruppo di partigiani, unico caso in Italia dove c'erano i somali a combattere. Io ho scoperto questa vicenda, adesso è troppo lunga da spiegare, però ho scoperto questa vicenda e quindi volevo, attraverso la storia di una ragazza che nel 69 scoprirà Woodstock, i cappelloni, che nelle Marche c'è l'acqua, in Puglia non c'era, bla 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 bla, e scopre un sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald e scopre questa storia dei partigiani somali. Poi fa un'esperienza d'amore, di musica incredibile, sai, Jimi Hendrix, Woodstock, certo, cioè, questa non sapeva niente, cioè arriva lì i ragazzi che hanno occupato la scuola e le fanno sentire queste cose, le parlano del Vietnam, di Cuba, eccetera, eccetera, e lei, finita questa esperienza, dice: io non posso tornare né in Puglia né stare in quel paesino lì, e viene a Milano, Milano tra utopia e rivoluzione, e la seguiremo nel suo percorso di crescita per avere il divorzio, quindi le lotte per il divorzio, e purtroppo Piazza Fontana, quindi la strage di Piazza Fontana e Piazza della Loggia, cioè la troviamo che percorre questa, sarebbe adatto a diventare un film questa fase, adatto. Sì, tra l'altro c'è una cosa che può magari essere una curiosità e interessare, fermatevi quando ritenete, fermatemi quando fermiamolo, ma chi lo ferma? No. Perché in quel periodo lì accadevano 10.000 cose al giorno in giro per il mondo, no? Certo. E quindi, e non c'era il sistema di comunicazione che c'è oggi. E quindi mi sono permesso, nella storia di questa ragazza, Lidia, di farla incrociare una serie di eventi per riportarli a memoria. E alla fine del libro c'hai 100 pagine di note storiche, dove ne hai alcune che sono proprio chiamiamole famose, no? Ma tante assolutamente sconosciute, che così si fa in modo che diventino, si ritrovino. È un libro di divulgazione. Io ci sento bene una sceneggiatura. Ti ha richiesto molto lavoro di ricerca? Sì, perché per quanto io ho memoria, poi le cose devi scrivere bene, approfondite, certo, con i documenti, no? Hai avuto difficoltà poi a trovare informazioni? No, soprattutto su un caso che è accaduto a Milano nel 72, terribile, quando dopo una grande manifestazione con scontri tra i giovani, i missini, eccetera, eccetera, è finito tutto, e le camionette, le jeep dei celerini stanno rientrando in caserma, e in Piazza della Scala un celerino su una jeep decide di sparare un lacrimogeno nel semaforo, dove c'è la gente che aspetta di passare. Non manifestanti, gente comune. E prende in pieno in faccia Giuseppe Tavecchio, pensionato sessantenne, che tornava dall'ospedale dopo aver portato le cose alla moglie. E morirà dopo 3 giorni di agonia. No? E questa parte documentale l'ho trovata solo nell'archivio dell'Unità. Cioè non a Milano un po' si conosce questa storia, ma fuori Milano, Italia, no. E quindi così ho riportato a memoria questa, che è una vittima non della manifestazione, degli scontri, questo tornava a casa e quello lì gli ha sparato in faccia un lacrimogeno. Sì. La storia si è risolta, si è saputa, perché un ragazzo che passava in Piazza della Scala fotografa le camionette e fotografa proprio quello col fucile e con lacrimogeno e con la targa condannata, tutti i componenti della jeep vengono condannati, anche gli altri, sì sì, e poi vengono assolti Vabbè. Intanto Tavecchio no, d'accordo, ma gli altri mi domando, perché uno era il capo della jeep, era responsabile della jeep. Quindi adesso tu fai quel tipo di lavoro, sai i meccanismi. Esatto, stavo lavorando. Io non so, cioè, i meccanismi esatti, però i componenti di quella jeep, che sono 3, vengono incriminati. Certo. Hai capito? Poi quello che ha sparato, ovviamente, di più. E lui, la foto, ha preso la targa. E lui quello si è scoperto. Quanti anni? Te lo ricordo? 3. Solo. E poi è assolto. Assolto. Dopo, al secondo passaggio. Facciamo luce su questa storia. Assolto nonostante la foto. C'è la foto che lui ha lacrimogena. Sulla canna del fucile.
Sì, poi in giro c'erano un sacco di lacrimogeni. Vabbè. Andavano in giro. Vabbè, cambiamo argomento. Gino Marchitelli non è solo uno scrittore. Io ho risposto, eh? No, sì, ho risposto. Marchitelli non è solo uno scrittore, è vero, Mazzavillani? È tante cose ancora. Tante cose, tra l'altro. No, il momento dell'autogloria lo facciamo in fondo. Lo facciamo in fondo? Sì, ok. Quello viene in fondo. No, dicevamo, Gino, e tante altre cose, è una vera e propria... L'Efesto dei libri è una fucina, ribolle di idee, di iniziative. Ha anticipato l'esistenza di questa associazione, diamole un nome, noi lo sappiamo, ma diciamolo Associazione Culturale Il Picchio. Il Picchio che organizza questi concorsi. Con queste belle premiazioni musicali, e poi però non solo, c'è molto molto di più. In particolare, cosa c'è a maggio, caro il mio Mazzavillani? A maggio c'è questo evento a cui, tra l'altro, eccolo lì, tra l'altro, che noi saremo ospiti. Abbiamo questo grande onore il 17 di giugno, ovvero saremo parte di questo Maggio in Giallo, che è alla sua nona edizione, iniziata qui, cioè quindi un iniziata forse avrà avuto uno stop con il Covid. No, siamo riusciti a fare tutte e due le edizioni, il 2020-2021, nelle finestre che c'erano libere, che con le mascherine, tutte le storie, okay, tra i lockdown fare, e per cui le abbiamo fatte in autunno quelle due edizioni lì. Però sono 9 anni consecutivi, l'anno prossimo il decennale, quindi sarà un anno molto particolare. Certo. Racconta ai nostri telespettatori di che si tratta. Ma Maggio in Giallo nasce attraverso una riflessione che è partita da me, però per fortuna io sono in un'associazione dove ci sono 13-14 persone che non si sono ancora né rassegnate né arrese. Di solito 13-14 li trovi in mezza metropoli, no? Invece lì siamo tutti lì a San Giuliano, Milano e San Giulien. A San Giulien, no? E quindi io, iniziando a scrivere, comincio a girare, comincio a conoscere tanti autori, tante autrici, e mi rendo conto che c'è un sacco di bella gente modesta, non tutti modesti, umili, non tutti umili, però ce ne sono veramente tanti, molto interessanti, famosi, molto disponibili, ma anche, diciamo, mettiamoli così, medi o esordienti molto interessanti, che hanno questa caratteristica che col giallo di denuncia sociale, il noir di denuncia sociale, si ritrovano e sono belle persone. E quindi io dico agli altri, dico, perché non proviamo a organizzare un festival? Tanto questi che ho conosciuto sono bravi, glielo dico, se vogliono venire. E abbiamo pensato a un format però diverso, cioè quello di quasi per ogni autore trovare un presentatore, quindi un giornalista, un altro scrittore, un grande lettore, un poeta, in modo che si crei una commistione e anche un bel rapporto di conoscenza, magari anche amicizia. E ogni anno abbiamo, non so, 20, 22, 24 autori con 18, 20, 22 presentatori che ruotano, si conoscono e facciamo un sacco di cose. Un altro elemento è che è un festival basato su un tema politico che non esprimo e su un altro aspetto molto importante, che è quello di vieni al festival se non sei geloso. Cioè, nel senso che tu vieni e poi devi comunque scambiare, invitare un altro autore, un'altra autrice dalle tue parti per farla conoscere, e non devi essere geloso, cioè, del tuo territorio, del tuo pollaio, della tua vendita, no? In modo che si diffonda il messaggio del noir di denuncia sociale. E devo dire che su 160 ospiti che già ci sono stati, più 24 di quest'anno, siamo 184, vabbè, alcuni tornano, perché sono nomi che aiutano a far crescere il festival, ne avremmo avuti 2 o 3 che non hanno poi corrisposto. Per cui, direi che... una roba... Non li inviteremo nemmeno noi allora. Certo. Sono stati cattivi, quindi noi non li vogliamo vedere. In compenso... Vabbè, scusa, facciamo le cene in giallo esatto, con l'autore, ecco, poi le presentazioni in biblioteca, presentazioni in libreria o con altre associazioni. Quindi... Per cui, cari risultisti gialli, che cosa aspettate? Maggio in Giallo a San Giuliano vi attende, avrete la grande fortuna di incontrare Gino, la media fortuna di incontrare me, la grandissima rogna di incontrare Mazzavillani. La grandissima fortuna.
qui sono persone condivido. Modeste e persone... Condivido. Visto, ho già un supporter. Però aspetta, c'è un'ultima domanda prima di chiudere velocemente, perché questa è una domanda che dobbiamo fare sempre. Dobbiamo. Eh sì. Rapporto con Milano. Visto che noi siamo qua a Milano News, qual è il rapporto tra Gino e Milano? Ma io, molto velocemente. Guarda, io sono nato e vissuto a Lambrate, fino a quando avevo 21 anni. Poi sono andato a vivere al Giambellino. Quindi, voglio dire, ho fatto un passaggio all'interno di zone importanti e storiche di Milano. Ho nasato, respirato l'aria dell'arrivo del boom economico, ero piccolo, però l'ho respirato. L'arrivo delle contestazioni, della voglia di avere un mondo diverso, che va da, purtroppo, dal terrorismo anche alle fabbriche, la chiusura delle fabbriche, eccetera, eccetera. Certo. Per cui io di Milano sono assolutamente innamorato, e quando ho iniziato a scrivere sentivo il bisogno di ricostruire trame che ci facessero rientrare nei quartieri, nelle strade, nelle vie, nelle vite delle persone milanesi, e così è, e così sarà anche qui il prossimo libro. Benissimo. Da Risolto Giallo, Alessa Sorgato. Da Niccolò Mazzavillani. E ringraziamo il nostro ospite. E da Gino Marchitelli. Bonsoir. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.